Mercoledì 16 novembre, buongiorno, ben svegliati a tutti sotto il sole che splende anche questa mattina su tutta la regione. Abbiamo argomento nel 1799, la rivoluzione e la nascita della Repubblica Partenopea. Tutto questo oggi rivive nelle viscere della città grazie all'arte. Ci guida Antonella Maffei. Quest'oggi siamo appunto nei cunicoli del centro della città, nel cuore di Napoli, a 40 metri sotto la città, sopra il Monte Eche, il Monte di Dio, Pizzo Falcone, perché appunto questa mattina vi faremo scoprire una rivisitazione, una riedizione storica della rivoluzione del 1799. È un'enorme cavità, 400 anni di storia, fu fatta costruire da Ferdinando di Borbone come via di fuga da Palazzo Reale alla Via del Mare, Piazza Vittoria. Durante la guerra è stato anche ricovero bellico. Adesso appunto vedete c'è un continuo passaggio perché c'è un enorme parcheggio qui all'interno di queste cavità di tufo, ma andiamo a vedere proprio quello, lo spettacolo che fa rivivere i fantasmi della rivoluzione del 1799. Appunto una rievocazione storica che però ha molti legami con l'attualità. Ecco Pasquale Della Monaco, ideatore e regista di questo spettacolo. Sì, abbiamo unito il passato col presente, le cose belle di ieri e di oggi, e faccio parlare alcuni spiriti e fantasmi del 1799 che hanno amato e amano questa città finché sorge Partenope più bella che mai. Rivoluzione e Repubblica, rivoluzione e Repubblica, la fecero uomini di vera cultura. Lei non è nuovo a queste iniziative? Sì, diciamo ho un po' questa voglia di far risorgere Partenope alla grande, e quindi tanti mi aiutano, devo dire tanti giornalisti, la RAI, gli attori, i giovani, la città. Ideali della libertà, ideali della libertà! Nel 1799 uccisero la classe dirigente. Bisogna soffrire, qualcosa si sa, qualcosa si sa, qualcosa si sa. Allora, che cosa vediamo adesso? A corte vediamo Maria Carolina Ferdinando, la Pimentel Fonseca, e c'è la Mrs. Billington, la prima donna che ha cantato al Teatro San Carlo, che fa un'opera di Cimarosa, un'aria da Cimarosa, Il matrimonio segreto. Grazie, grazie Pasquale Della Monaco, ma qui c'è un ospite importante, Canzanella, Vincenzo Canzanella, appunto gli abiti sono i suoi. Sì, sì, ho fatto alcuni spettacoli, diciamo, molto importanti, in occasione abbiamo realizzato anche questo spettacolo per Pasquale Della Monaco. Questo è il quinto spettacolo, il quinto riprese che facciamo per il film, con la speranza che tutto va bene. All'interno di questa enorme cavità non ci sono solo gli spettacoli, ogni giorno ci sono dei percorsi, quindi delle visite guidate che si possono effettuare. Tra poco andremo a vedere appunto come e quali sono. Questo è il suono che è il suono degli anni 50, un po' di antichità. Ci stiamo unendo a questo gruppo che sta facendo questa visita guidata. Da questo momento il governo provvisorio si dedicherà ai propri doveri, ma voi, giovani valorosi, dedicatevi ai vostri. Se dobbiamo essere cittadini di uno Stato libero, proprio per la nostra natura morale non siamo solo titolari di diritti, ma anche portatori di doveri. La vera nobiltà consiste nell'essere giusti! L'omicidio intellettuale commesso ha portato Napoli allo sbando. Abbiamo anticipato prima che qui si effettuano percorsi, visite guidate, dove si racconta la storia di questi luoghi. Sì, e abbiamo cercato di creare dei percorsi adatti a tutte le età. E tra l'altro il tunnel borbonico c'ha un accesso a raso che consente anche ai diversamente abili e alle persone anziane di poter godere del sottosuolo. Poi tra qualche settimana sistemeremo delle altre cose. Infatti so che c'è una novità, vogliamo fare un po' un'anticipazione piccola.
piccola anticipazione. La novità consiste nell'apertura di un percorso avventura che è costituito da varie cisterne raggiungibili con cunicoli, ma soprattutto dalla possibilità di navigare nel sottosuolo della città, su una zattera che ho appena finito di montare e che varerò nei prossimi giorni. Vogliamo ricordare anche ai nostri telespettatori gli orari di visita di questo luogo. Noi siamo aperti il venerdì, sabato, domenica e festivi, e 10, mezzogiorno la mattina e 15.30, 17.30 nel pomeriggio. Poi ci sono anche delle eccezioni, stiamo organizzando degli spettacoli anche in notturna, perché il fascino del sottosuolo va a prescindere dalla luce solare, quindi qua siamo nelle stesse condizioni, quindi tutto è possibile. Con questo abbiamo concluso e appunto al prossimo appuntamento. Uno spettacolo davvero affascinante.